Salve a tutti da Jetty Jaguar di Sita, incomincio col jetpack come non mai. E allora, so che si è sbloccata la missione del treno secondaria, perciò CJ Grasso diventerà anche un guidatore di treni. E incominciamo subito la missione. Come si iniziava? Ok, così. E bisogna trasportare, cioè mandare il carico del treno da una stazione all'altra in un certo tempo limite. Più che altro bisogna solo fare attenzione a non farlo deragliare, ma a nemmeno andare troppo piano perché se no finisce il tempo. Quindi non è difficile. Bene ragazzi, come potete vedere sono quasi arrivato a San Fierro e non devo superare troppo la velocità perché se no deraglia. Devo frenare subito perché altrimenti supererò il checkpoint. Ok, dovrei farcela a fermarmi in tempo. Ho fatto quasi un giro completo di tutta San Andreas. Frena, frena, frena! Troppo lontano. È troppo lontano. Ecco, questo è un errore che dovrei evitare. Perché se per esempio avevo meno secondi, adesso avrei perso la missione. Per fortuna no. Ora non mi ricordo se vanno fatti o un giro intero di tutta San Andreas o due giri interi di tutta San Andreas. Se non sbaglio erano due, quindi ci vorrà ancora un po'. Bene, ragazzi, sono arrivato. Ho quasi finito il primo giro. Vediamo se finisce qui la missione o no. Facciamo fermare per bene il vagone. Ah, ok, sì, sono due livelli. Me la immaginavo. Ok, inizio la seconda missione di trasporto, che dovrebbe essere l'ultima. E a quel punto poi mi daranno, mi pare, $20.000, una cosa del genere. E poi questa è anche comunque una missione che serve per forza per il completamento di GTA San Andreas al 100%. Perfetto! Ho fatto la missione del treno, finalmente. Che palle. $50.000? Non me ne ricordavo così tanti, sinceramente. Devo essere sincero. Chi è che rompe il cazzo al telefono? Vediamo un po'. Hey, Ah, what's up, Woozy. man? Did you get that pass key yet? Oddio. No, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Capito, capito, Woozy. Allora, dovrei prendere la scheda per la rapina al casinò. Avevo già detto che avrei fatto in maniera alternativa, ovvero avrei ammazzato Millie. Per poi così aspettare la chiamata di Don't give Woozy me che that mi promise. dice: come sta andando con la scheda? E gli dico: lei è I just morta. hope these. E quindi andiamo a farla fuori. Sempre se c'è. Bene, ragazzi, la battanella è a casa. Hiya, honey. Ciao, Huh? Millie. Io dico che adesso Trying to muori. find me, Chissà baby. quanto ci Sounds vorrà. strange, I'm having Oddio. fun, but whatever Dice, you say. portala a un fast food, ristoranti, bar. Vabbè, il fast food ce l'andiamo dopo, ma adesso facciamo le cose sul serio. Millie muori, Millie muori. Hey, I appreciate Ops, la mia l'opportunity, fidanzata è but morta, scappiamo. No, comunque non è vero che la mia fidanzata è morta, almeno nella vita reale. Non dovrà mai morire perché la amo. Quindi, la chiamata di Woozy, che mi dice di andare a prendere la scheda. Vediamo. Vediamo un po' se arriva subito. Vabbè, per ora non. Ok, eccola qua. Vediamo un po'. C'è stato un piccolo inconveniente. Quale inconveniente? Diciamo uno sfortunato incidente. Millie è morta. Proprio un incidente, CJ. Tu non l'hai fatta apposta, eh. Vabbè, fotte sega. Andiamo a prendere subito di nuovo sta scheda. Here we are. Eccoci qui. Prendiamo sta cazzo di scheda. Dov'è? Eccola qua. Bene, adesso abbiamo tutto per la rapina al casinò. Possiamo continuare le missioni del gioco. Ragazzi, fast and food time. CJ prenderà la sua rivincita sul mangiare. Andiamo subito. Bene, il nostro CJ adesso ha il pancino pieno, come al solito. Ragazzi, volevo parlarvi di una cosa importante. Visto che il mio canale sta diventando abbastanza buono, quasi 20.000 iscritti, è un peccato se dovesse succedere qualcosa e perdere tutti gli iscritti. Perciò ne ho aperto un secondo canale, su cui sto caricando roba completamente diversa, giusto così ogni tanto. Insomma, è un canale di riserva
che serve appunto a questo, cioè se succede a questo principale qualcosa, potete scrivergli altro e non perdiamo i contatti. Comunque lì caricherò anche altra roba di altri giochi che vi potrebbero piacere, quindi se volete visitarlo andate a darci un'occhiata. Tanto facciamo la prima missione della mafia. Oi Rosie, liven yourself up. Intensive Care. Allora, trova un veicolo e vai a prendere Johnny Sindacco all'ospedale. In questa missione, la mafia prenderà Johnny Sindacco, che è quel So here cretino I che am, abbiamo spaventato about to try qualche and missione rescue fa. some guy that's scared half to death. E adesso But when dobbiamo we do andare all a this, prenderlo screw. e riportarlo a casa perché sappiamo che i Forelli lo vogliono far fuori. Purtroppo al nostro caro Johnny Sindacco è successa una cosa anche, comunque, un'altra cosa brutta, ovvero questi Forelli sono riusciti a prenderlo. Ora, visto che ci sono tre ambulanze in città, io devo controllare tutte e tre ambulanze per vedere dove è stato messo Johnny e riuscire a prendere l'ambulanza. Bene, è rimasta l'ultima ambulanza della mafia, che è questa. Per fortuna ho i taxi col NOS, che questa cosa mi può tornare molto utile perché potrò accelerare di più e dare molto più fastidio a loro. Almeno credo e spero. Devo farli scendere giù, danneggiandoli. Diamogli un bel scossone. Bene, ragazzi, sono riuscito a farli scendere quelli della mafia. Facciamo fuori sti bastardi, che hanno un SMG, però io non ho paura con la pistola. E portiamo subito Johnny Sindacco al mattatoio dei Sindacco. Molto bene, anche questa missione è fatta, finalmente. Il bello è che Hey abbiamo Johnny, how salvato you appena una feeling? persona che nella Good, prossima good. This is missione Joseph morirà Tomorrow. per lo spavento. Quindi, proprio, diciamo che non ha molto senso, però bisogna farla e noi la facciamo. Bene, molto bene. Si è appena sbloccata la missione dei Tempeni. Quindi, visto che queste della mafia non è che mi piacciono proprio tanto, andrò a fare prima questa. Bene, Miss Appropriation. Come Miss Oh Appropriation, non no! lo so come cazzo si pronuncia. Comunque dovremo far fuori un federale che si nasconde ad Alvea Malvada, o Aldea Malvada, non mi ricordo come si chiama, perché ha delle prove contro Tempeni. Ora, il fatto è che io sto per affrontare questa missione con una quantità What's ridicola the di wonderful munizioni, job? perciò investirò un po' di sbirri per prenderne un altro po' di munizioni. Venite qua. Dai, muori. Dammi almeno un 15-20 munizioni, non lo so. Ok, uno fatto fuori, vediamo se riesco a farne due fuori senza aumentare le stelline. Ok, ci siamo, ho preso 30 colpi di pistola, che non fanno mai male. Cambiamo anche veicolo, va? E andiamo subito al punto indicato. Bene ragazzi, sono all'Aldea Malvada. Visto che CJ è grassissimo, devo fare parecchia attenzione e fare, diciamo, un giro un pochino più lungo per raggiungere quel figlio di puttana. Mi hanno già visto, quindi devo muovermi. Fuori, vai, 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 vai. Fallo fuori, fallo fuori, fallo fuori. Ok. Devo far fuori anche questi dell'FBI. Muoviti, muoviti, muoviti. Oddio, quanti sono! Ho poche armi, raga. Ho poche armi. Mio Dio, quanti cazzo sono! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ho poche munizioni. Ho poche munizioni. Non ce la posso fare con queste munizioni. Non mi aspettavo così tanti, eh. Ok, cioè proviamo a sparare in testa. Magari muoiono. Spero. Ne rimane solo uno? Fantastico. Ok, ce l'ho fatta. Non è stata così facile. Infatti l'avevo detto che avevo un numero ridicolo di munizioni. Però, a quanto pare, bene o male sono bastati. C'è un altro dell'FBI lì. Fanculo. Io me ne vado. Ora, lo so che non c'entra un cazzo con la storia, però so che c'è un veicolo da prendere, che è il Patriot, mi pare. Ed è nell'area 51, nella zona proibita qui a Las Venturas, e serve per l'import-export. Quindi andrò a prenderlo, lo salvo e lo porto subito a San Fierro. Ragazzi, mi sono appena ricordato che c'è un altro luogo in cui poter prendere la Patriot, ovvero questo. Oddio, quanti sbirri! Oh mio Dio, quanti sbirri! Sono dovuto andare avanti per prendere un po' di munizioni che non ne avevo.
Speriamo che mi bastino. Ok, con la scusa ne ho fatte pure un po'. Certo, ho 5 stelle adesso, però dovrebbe andare bene. Adesso vado subito a togliermi le stelline e porto il Patriot al porto. Bene ragazzi, ho tolto le stelle. E adesso dove cazzo è il punto in cui si consegna? Eccolo qui. Vediamo quanto mi danno. SJ grassissimo. 39.840. Cazzo, sono sopra i 400.000. Era da un po' che non avevo così tanti soldi. Bene, adesso posso continuare a fare le missioni principali, visto che ho fatto anche qualcosa di secondario in questo video. E volevo dirvi che molti di voi mi hanno consigliato di fare, mi pare, di far giocare CJ Grasso al casinò. Lo farò. Ok, questi sono i 4 veicoli che mi mancano. Lo farò, però nella prossima puntata. Quindi restate sintonizzati. Ragazzi, ero sulla strada, quindi farò una missione della cava prima della missione principale. Allora, in questa missione dobbiamo... Ah, questa è veramente uno scassamento di coglioni come missione. Dovremo portare un'auto ribaltabile con dentro i poliziotti e bruciare i corpi. Bene, ragazzi, l'unico problema di questa missione era non sbattere da nessuna parte. Io per fortuna ci sono riuscito. E portare a destinazione in 4 minuti questi corpi. Ora, basta premere barra spaziatrice per far rimanere l'auto ribaltabile fermo e poi far cadere con tasto 8 numerico, ok, i corpi, e poi la missione è finita. Quindi per fortuna l'ho fatta. Certe volte non riesco a superarla la prima volta questa, quindi mi ritengo abbastanza fortunata. Andiamo a fare adesso la missione principale. Ragazzi, ho appena raccolto un bel po' di munizione di pistola e un'armatura per questa missione, perché sarà... non credo difficile come quella up and away, ma sarà molto dura. E vediamo cosa riesco a fare. Stavolta CJ Grasso potrà farcela. Ottimo, ci siamo. Andiamo a far fuori tutti con la nostra prestanza fisica. Va bene, ora Rosenberg si scassa il cazzo, si caga addosso. Johnny ci vede, muore per la paura, e i sindacco ci attaccano tutti. Ora io dovrò fare in modo che Rosenberg non muoia, e nemmeno io, e uscire e ammazzare tutti i sindacco. Dovrei farcela. Allora, facciamoli fuori subito. Dovrei avere un numero sufficiente di munizioni per fare una roba del genere. Comunque i nemici qui non sono molto forti, quindi non dovrei avere problemi. Scherzavo. È assolutamente una missione completamente diversa da Up, Up and Away. Quella era veramente difficile perché i militari avevano parecchia vita e le pistole non hanno molta portata. Perciò questa dovrebbe essere di un altro livello, molto più semplice. Se questo testa di cazzo smette di usare l'estintore, magari io riesco a passare. Ok, ha finito. Ok ragazzi, sto ammazzando tutti. Devo dire che è veramente una minchiata questa missione. Sto usando solo le pistoline. C'è Max Forelli. Allora, sto usando solo le pistole. Sinceramente è semplice, è più semplice. Cioè mi stanno togliendo veramente poca vita. Sto giocando, non mi sto nemmeno riparando. Proprio a cazzo. Ma dai, sto giocando proprio un cretino. Cioè, esposto così. Però non mi stanno dando nulla, è più facile. Davvero semplice, me la ricordavo un pochino più difficile. Forse me la ricordavo difficile perché ho fatto una missione nella storyline della mafia in cui eravamo proprio dai sindacco e ci attaccavano. Ed era molto difficile quella che ho fatto io, invece questa è semplice. Comunque mancano giusto 2-3 nemici e ce l'abbiamo fatta. Ottimo ragazzi, ho fatto fuori tutti. Non sono riuscito nemmeno a togliermi tutta l'armatura. Infatti non ce n'era assolutamente bisogno di prenderla, sinceramente. Me la ricordavo più difficile. Adesso torniamo subito al casino Caligula e accompagniamo a Rosenberg. Fantastico, sono arrivato qui. Missione finita. Adesso dobbiamo anche escogitare qualcosa per far fuori... per far finta che Rosenberg sia morto. Rosenberg, non mi ricordo mai come cazzo si chiama. E fare in modo di farlo scappare da Salvatore Leone. Comunque, ragazzi, la missione e il video sono finiti.
Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi, continuate a seguirmi, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto e non vi piace niente della vita, invece, mettete non mi piace. E ricordatevi che ho appena aperto quel canale di riserva. Se volete andare a seguire, andatelo a seguire. C'è il link in un'annotazione. Alla prossima, ragazzi.